di Death Stranding, è stata tosta, ne ho preso il 300, è stata davvero tostissima. E eravamo veramente finiti, eravamo veramente. Ah, qua c'è il filmato, ricordo. Il solito filmato, ricordo. Lo scienziato pazzo. Mi sa che drinkava anche parecchio. Lo vedo un po' ubriaco, non so. Credevi che l'avresti protetta, eh? Ah, ma lì c'è la moglie di fianco. Probabilmente il bimbo è suo. È colpa mia se è qui. Siamo rimasti io e te ora, Bibi. Tutto ciò che ho. Io ti proteggerò. A ogni costo. Ok, allora dovevamo andare dai muli. Scale ne abbiamo, verna tematica ne abbiamo tre, dovrebbero bastare. Questo cos'è? Esca fumogeno. Questo potrebbe servire. Ok. Recateci alla partenza. Accettato. Benvenuto, Sam Ma perché ha preso così tanto? Ma che cacchio, che arrampicato esoscheletro. Sacca di sangue. Ah, ma perché non ho equipaggiato l'esoscheletro? Rimuovi carico ed equipaggio. Ok, conferma. Ok, Buon viaggio. ora va già meglio. Allora, oltretutto abbiamo anche. Avevamo anche qualcosa da riciclare. Carico scafumogeno, tipo resina. Ok. Abbiamo scaricato un po', adesso però abbiamo ancora un po' di peso. Allora, ah, ecco la strada che ho costruito. Ma dai. Metalli. Allora, poi continuiamo a costruire, perché secondo me ricostruisci strade. Metalli, aggiungi materiali, manca ceramica. Piano piano, raga, la stiamo costruendo. Allora, dovevamo andare là a raccogliere. Quello lì è quello che avevo steso. Ma dai, ma scusate, ma quindi restano. Restano
restano anche comunque atterrati, i tizi restano comunque atterrati. Oltretutto sta roba qua ci dà anche la possibilità di poi eventualmente muoverci con la moto. Allora, ceramica. Ok, allora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a recuperare la delle cose nell'accampamento dei muli, i server, e non mi ricordo per cosa. Comunque devo andare a prendere sti server. Qui intanto noi vediamo. Così recuperiamo un po'. Recuperiamo un po' di monster. E questa qua è l'arma in dotazione, che è un'arma non letale. Struttura, smantella struttura, potenza struttura, metalle, aggiungiamo materiale. Quello che servirebbe è una stazione di ricarica, forse. Vedo che nessuno l'ha costruita. Ecco fatto. Qua ci sono tutte le robe da portare in giro a dare ai tizi. Metalli, ceramica. Qui c'è un po' di roba da raccogliere. Ceramica 40, allora, finché abbiamo statuto, in realtà possiamo anche provare ad accumulare un po' più di roba. Qua indica di andare giù di qua. Beccato. Allora, noi qua avevamo spray riparatore per casse, granata ematica, riparatore per casse, carico e scafumogeno. Stiamo attenti.
Cos'è quella roba, raga? Ma quello è un... Quello è un robot, che cacchio è? Allora, un attimo, scala. Carico e scatimogeno. Merda. Via veloce. Merda. Merda. Allora, è il momento di... testare quest'arma. Merda. No, 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 no. Merda, ma c'è altra gente. L'arma, l'arma, l'arma. Merda, si è liberato, merda, si è liberato. Arrivo all'ultimo. Allora, col CCP costruiamo un generatore. Quanti colpi abbiamo ancora di quest'arma? Abbi rispetto per gli altri, per i bisogni lontani della gente. Dove cacchio è? Ah, è qua in alto. Questo qua in realtà abbiamo quanti colpi abbiamo? Ne abbiamo 7, questo qua in realtà potremmo anche prenderlo a pugno. Merda. Lo prendiamo a pugno qua.
Mitica, ma ne arrivano ancora! Allora, spray riparatore per casse, gratiamatica. Questo qua più che altro è per le CA. Spray riparatore. Granata fumaggio. E la madonna, fino qua. Porca puttana. Quanti colpi abbiamo? 6 colpi. Fanculo. Con quest'arma è tutta un'altra cosa. Tieni, 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 tieni. Direi che il campo l'abbiamo liberato. Tieni, 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 tieni. Sto CCP. La vita ascolta su di te. Vai, raccogli. Perché non mi fa raccogliere sta granata come oggi? Tieni, 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 tieni. Iniziamo ad essere un po' pesantucci. In teoria. Vai. Ok, allora in teoria questi qua li abbiamo stesi tutti, il luogo dovrebbe essere sicuro. Esoscheletro potente. Sam, Sam, Super Sam. Ma c'è anche una macchina, ragazzi. Ci siamo quasi. Allora, io farei una bella cosa. Io caricherei tutto qui. Ehi tu, la briglia ascolta su di te. Apri menu di carico. Spray. Scala. Carica sul veicolo. Possiamo caricare un sacco di cose. Ok. Ci siamo super alleggeriti. E qua raga raccogliamo tutto. Che spettacolo.
Che spettacolo! Ah, ma perché non c'ho spazio qua? Allora un attimo, andiamo di qui. Oltretutto anche quella macchina potevo prendere. Apri menu di carico. Porta sulla schiena, aggancia tutto. No, carica sul veicolo. Aggancia la tuta, scarica, porta sulla schiena. Non capisco perché non me lo fa caricare sul veicolo. La stradiera porta a mare. Non è così. Allora, apri il menu di carico. Porta mano. Non capisco, non mi fa più caricare la roba. Probabilmente ho raggiunto il pieno dell'inventario. Vabbè, qua vale la pena poi ritornarci. L'esoscheletro potente ce lo prendiamo assolutamente. Disponiamo il carico. Ok. E che cazzo. Ok. Qua cosa c'è? Ceramica, ceramica. Qua potrei anche fare avanti e indietro. Potrei fare avanti e indietro. Blocco box postale. Server di sistema. E costruire tutti i ponti. Box postale. Carico opera antica. Allora, aspetta un attimo. Carico smarrito. Ah, porta su schiena. Dispone automaticamente il carico. Ok, ah, quindi l'ho preso? Ok. No, vedete che non l'ho preso. Mannaggia. Adesso sono io che faccio fatica, forse, ma a me sembra così poco intuitivo. Allora, questo, porta sulla schiena. Poi, dammi un po' di ceramica. E non posso più portarla sulla schiena. Allora, andiamo avanti così. L'obiettivo l'abbiamo preso. Ok. Ora. Il nostro obiettivo è andare di là. Qui dovremmo avere invece tutto quello che ci serve per costruire il ponte. Ceramica, allora l'esoscheletro potente, qua ce lo sequestriamo. Ciao. Oh,
alziamo i tacchi. Un piano. Questo è l'ingegnere. Ok, e qui. Qui c'è il punto stradale che adesso noi con le nostre cose possiamo costruire. Possiamo potenziare. C'è anche il turbo sta roba. Ok, questa qui era la strada che io avevo iniziato a costruire, troppo distante, dove arrivo? Ora qua, noi con tutti i nostri materiali, dovremmo poter finire di costruire questa strada. Allora, vediamo, perché ne ho raccolti veramente tantissime. Ricostruisci strade. Ceramica. Ah, perché 160. E vabbè, fa niente. Ceramica 160. E da qui ci prendiamo anche dei metalli e completiamo completamente la strada. Carico. Autocarro. Resina. Griglia da carico. Eccola qua. Resina, ceramica, ceramica. Solo ceramica però. A me servivano i metalli, mi sa. E forse delle resine anche. No, mi sa solo i metalli. Niente, noi non possiamo fare niente. Adesso però raga, io con sto camioncino andrò in giro a recuperare tutto il recuperabile. Ma tutto. Faccio proprio scorta di... Faccio proprio scorte di materiale. Adesso qua ricicliamo tutto. Ok. Allora, vediamo. Ci prendiamo le resine. Griglia da carico. Attrezzatura. Guardate qua quanta roba. Resine, ceramica. Ceramica. Ok. Carica. Ah no, non me la fa portare tutta. La facciamo così. Porta sulla schiena. Confermiamo. Ok. Andiamo a riciclare tutta sta roba. Ricicla. Ok, 1, 2. Tre, non devo raggiungere il la quantità massima perché mi sa che poi va sprecata. Ricicla, conferma. Grazie per il costo.
1100, va bene. Ok, effetto consegno, effetto a carico richiesto. Questo qua invece è quello della missione. Adesso con quel furgoncino lì possiamo andare in giro a costruire tutti i ponti. Benvenuto. Vai a quanti armi, chat. Oh, hai recuperato il server. Fammi dare un'occhiata. Fantastico, il grande messo ce l'ha fatta di nuovo. Il server è in condizioni perfette. È un sollievo sapere che i nostri dati sono al sicuro. Grazie di cuore. Sam, ho aggiunto una tre ruote alla lista di provviste che puoi fabbricare. Ti spiegherei come funziona, ma tu ne avevi una, o mi sbaglio? Due ruote anteriori, una posteriore. È dotata di una batteria che si ricarica quando non viene usata. Non facile da guidare su terreni cosparsi di ostacoli. Ideale per lunghi... Stiamo cercando di farti ottenere... Ok. Modello lunghe distanze. Abbiamo sbloccato un nuovo veicolo. Grazie, Sam. Con questi dati possiamo finalmente portare avanti il nostro nuovo sistema di consegna automatica. Dirò ai ragazzi di iniziare con il test dei robot. Ora dovrai portarlo al centro logistico a sud di Lake Not City. Controlla il terminale delle consegne se sei pronto. I prepper avevano da ridire su Fragile. Sicuro che ci possiamo fidare di lei? Nella faccenda con Ezio, pensavo di averti detto che lei lo odia ciecamente. Il nemico del mio nemico, io la penso così. Ma non ascoltare me. Chiedilo pure a lei e poi fatti un'idea. Che ci piaccia o no, lei ci serve. Ok, dobbiamo dare una sistemata un attimo all'inventario. Sam, sono Fragile. Ho sentito che hai aggiunto tre prepper alla rete. E hai consegnato loro tutto ciò che gli serviva. Ben fatto. Già che ci siamo, non è che ti andrebbe di spiegarmi che cosa succede tra te e Higgs? Hai sentito qualche storia, eh? Va bene, te lo dirò. Faccia a faccia. Incontriamoci al centro logistico a sud di Lake Knot. Tanto sei diretto lì, no? Ben fatto. Nuovo ordine disponibile. Accedi al terminale delle consegne per ulteriori informazioni. Ok, allora, io direi, prima di andare, entriamo nella stanza privata. Perché non mi fa entrare nella stanza privata? Fabbrica attrezzatura. Ah, qui in teoria potremmo montare moto o cose. Quante ne abbiamo di queste? Due, va bene. Ok, potremmo costruire moto, cose varie. Anche se... Non lo so, non sono sicurissimo. Allora, vediamo un attimo anche le munizioni dello sparabolas. Allora, fabbrica attrezzatura. Esoscheletro. Sparabolas. Sparabolas non costruisce l'attrezzatura? Non pare di no, non costruisce l'attrezzatura. Allora, qua abbiamo esoscheletro potente con un po' di danni alla cassa. Dobbiamo sistemare un po' di roba. Allora, queste qua la ricicliamo. Queste la ricicliamo. Tre. Possiamo anche riempire il nostro inventario. Ceramica. Ok. Sacca di sangue. Stivali della bridge. Con un po' di danni. Facciamo che le ricicliamo.
L'esoscheletro potente. E poi equipaggiato abbiamo l'esoscheletro potente con pochissimi danni. Ok, confermiamo così. E ricicliamo tutto. Poi nell'armadietto privato abbiamo delle granate ex. Allora, nell'armadietto privato allora mettiamo un esoscheletro potente. Ok. Che ha anche ricevuto dei danni alla cassa. E anche questo, mettiamo anche questo qua. Tanto qui per un po' siamo a posto. Granata, sparabolas, sparabolas ne abbiamo due, quindi siamo messi abbastanza bene. Equipaggiato abbiamo l'esoscheletro potente. Confermiamo. Mentre qui nel... Allora, accettiamo anche... accettiamo gli ordini. Ordini standard. Ingegnere. Somministro artigiano. Raccolta e consegna di materiali 288 kg. Possiamo farlo con con la macchina. Quindi direi che sull'autocarro selezioniamo lo spray riparatore, scala, chiodo, CCP e lo mettiamo nell'armadietto. Ok, in modo da alleggerirlo il più possibile. Possiamo provare a prendere morta, non mollare. Avvio scansore. No, ma che succede? Sostituirle subito. Ma guarda che si sono distrutte queste scarpe. Carico. Stivali del corriere. Indossa calzature. Il 145. Ah, ma io non ci arrivo qui col furgoncino. O forse sì. Forse sì, raga. Ceramica, ceramica, ceramica. Questo sono il titolo della missione. Apri menu di carico. Carichiamo sul veicolo. Possiamo anche fare più giri forse. Ceramica, ceramica. Non posso. Quindi il veicolo è... utilizza il veicolo. Ah, perché ho più peso. Ma allora
Allora, vediamo un attimo, perché secondo me io posso fare una consegna parziale. Carico. Scarica. Utilizzo il veicolo. Bene, ora di andare. Quello lì passiamo dopo a prenderlo. Allora, effettuo consegna, carico richiesto. Consegna parziale. Hey Seth, bello vederti. Me l'ha data per buona. Pensavo. Però cavoli, che stupido, potevo scaricarle qua tutte e Alla poi prossima consegna. ricaricarle. Forse. Ben fatto. Nuovo ordine disponibile. Accedi al terminale delle consegne per ulteriori informazioni. Accetta ordine. Ordini standard. Allora, questi ordini standard qui. Sculture. Questo. Anche l'artigiano forse potremmo farlo. 94 kg. Ah, questo qui mi sa che forse è un pochino più impegnativo. Ok. Carico esca fumogeno. Possiamo costruire. Sonniferi, Mizzica, cosa sono tutti sonniferi? Ah, conferma. Partire. Ordine Partire quanto assegnato. pesiamo? Non tantissimo, è solamente tanta roba. Allora, prendiamoci dell'armadietto privato. Ci prendiamo chiodo d'arrampicata, granata ematica, una scala, sacca di sangue. E il CCP dovremmo già avercelo. Allora, chiodo d'arrampicata, axe e sacca di sangue. Ok, ragazzi, sembra che forse è il caso di vederci direttamente al prossimo video. Scegliamo magari direttamente al prossimo video. Inizio con roba. Carica sul veicolo. Conferma. Riposa in assenza privata. Perché forse questi qua non li posso mettere nel garage, questi veicoli. Può essere. Non posso riposarmi. Vediamo se mi sposto. Se mi sposto sì. Probabilmente questi veicoli qui non credo che possano essere riparati. Apprezziamo molto. Comunque direi che ci vediamo adesso, qua ci riposiamo. Ci vediamo direttamente al prossimo video dove ci dirigeremo verso sud. Tanto la strada è spianata, l'autostrada è spianata, dovremmo essere messi piuttosto bene per proseguire. Quindi vi invito come sempre a fare un grande supporto al canale con un mi piace, oppure oppure iscrivervi, scusate, stavo leggendo la mail della lezione Muli, non c'è scappato il morto. Niente, ci vediamo alla prossima. Bellissimo.